Grande successo per la cerimonia Le Fonti Day and Night svoltasi lo scorso giovedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata è stata dedicata al settore del risparmio gestito e ha visto lo svolgersi di 3 tavole rotonde dove esperti del settore hanno parlato di investimenti sostenibili, gestione attiva e passiva, PIR e possibili evoluzioni del mercato finanziario a seguito dell'introduzione di MiFID II. Si è poi proseguito la sera con 2 CEO Summit. Nel primo, dal titolo Innovazione, motore della crescita, i relatori hanno indagato il connubio con l'evoluzione tecnologica e la resistenza che talvolta viene opposta alle organizzazioni. Il secondo CEO Summit, dal titolo L'innovazione nel settore farmaceutico, ha visto la partecipazione di esperti che hanno disquisito sulle principali tematiche del settore e le sfide che questo sarà chiamato ad affrontare. L'eccellenza dell'anno, innovazione leadership, tecnologie mediche. In questo caso premiamo un'altra azienda con la quale ci siamo intrattenuti anche prima, BD Becton Dickinson, per rappresentare un'eccellenza a livello mondiale fin dal 1887 con radicata presenza in Italia da quasi 50 anni e per essere punto di riferimento e in realtà l'avanguardia nelle tecnologie mediche globali con l'obiettivo di far progredire il mondo della salute attraverso un'offerta di soluzioni innovative e di altissima qualità. Questa delle donne ci fa veramente piacere, grazie molte e complimenti. Siamo in compagnia della dottoressa Daniela Delle Donne, amministratore delegato di BD. Buonasera e benvenuta. La ringrazio, buonasera. Ecco, la vostra società ha vinto questa sera il premio ai Le Fonti Awards come eccellenza dell'anno per le tecnologie mediche. Può commentare questo riconoscimento? Innanzitutto è motivo di grande orgoglio. Un riconoscimento che premia Becton Dickinson and Company per l'impegno che profondiamo nell'ambito dei sistemi sanitari italiani e globali per aumentare l'accesso, diminuire i costi, rendere i sistemi sostenibili e tutto fatto attraverso l'innovazione tecnologica dei dispositivi medici e l'innovazione che questi apportano nei sistemi sanitari e nella reingegnerizzazione dei loro processi. Quanto è importante l'innovazione in un settore come quello delle tecnologie mediche e quali sono i maggiori traguardi che avete raggiunto nei segmenti di business in Italia? L'innovazione tecnologica è un aspetto molto importante di una company che lavora proprio nell'ambito delle tecnologie mediche o dispositivi medici, è il cuore pulsante. I traguardi poi si misurano in base a come i sistemi sanitari riescano a recepire l'innovazione di prodotto e di processo. Vi faccio alcuni esempi. Oggi quando in Italia andate a fare un prelievo del sangue, il 90% di questi prelievi viene fatta con tecnologia BD. Significa che BD, attraverso la propria tecnologia, è riuscita a standardizzare e a portare alta qualità nella fase preanalitica, che rappresenta una fase delicatissima per poi avere una diagnosi accurata e precisa per le patologie che poi affliggeranno o possono affliggere il paziente. E questo è uno degli esempi. Un altro esempio, un traguardo raggiunto molto importante, è la sicurezza dei luoghi di lavoro. Sicurezza che noi abbiamo portato attraverso l'introduzione di tecnologia che evita le punture accidentali degli operatori. Questo è stato un traguardo riconosciuto a BD anche da Fortune come company che ha cambiato il modo di lavorare negli ambienti della salute. Altro esempio molto importante è l'automazione dei processi di microbiologia e la diagnosi rapida di quelli che sono i patogeni che affliggono il paziente e che quindi permettono poi di somministrare una terapia accurata e precisa al paziente. Questi sono 3 esempi dei traguardi raggiunti. Bene, se ci può parlare adesso dei prossimi obiettivi, sia a livello globale sia per quanto riguarda in particolare la sede italiana. Becton Dickinson è impegnata sia a livello globale che a livello italiano nella lotta contro l'antibiotico resistenza, che si declina poi nella lotta contro la sepsi. E a livello globale e a livello italiano Becton Dickinson & Company fa parte di federazioni e sostiene federazioni quali la Global Sepsis Alliance, che proprio come federazione è impegnata nella definizione nella lotta della sepsi. Perché sottolineo e ho sottolineato
nominato due volte la sepsi. La sepsi è una patologia che, ad esempio, in Europa affligge all'anno 1.200.000 pazienti, di cui 125.000 magari risultano essere fatali. In Italia sono 250.000 i casi all'anno e i fatali possono variare tra i 5 e 7.000. Quindi significa che riuscire a supportare processi che permettano un'identificazione precoce e una cura accurata significa salvare vite e ottimizzare le risorse. Quindi siamo impegnati massicciamente su questo aspetto. Inoltre continua il nostro impegno nell'aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Stiamo lavorando con il Ministero della Salute per portare avanti quelli che sono gli osservatori per vedere che la legge che è stata recepita dalla Comunità Europea nel 2014 sia effettivamente applicata nell'ambito dei sistemi sanitari. E siamo poi impegnati nell'efficientamento delle risorse attraverso l'automazione dei sistemi sanitari, ad esempio l'automazione della logistica del farmaco. Logistica del farmaco significa la tracciabilità del farmaco all'interno degli ospedali e sul territorio, e quindi accuratezza e quindi diciamo gestione degli eventuali sprechi e soprattutto evitare errori nella somministrazione ai pazienti. Questi sono tre temi molto importanti. Sempre nell'ambito dell'automazione, impegnati, come dicevo precedentemente, nella lotta alla sepsi, l'automazione delle microbiologie, quindi noi la definiamo come Total Lab Automation, per garantire efficacia, efficienza, accuratezza e rapidità nella diagnosi. Questi temi sui quali ci stiamo concentrando e ci concentreremo nei prossimi anni.